Buonasera a tutti, benvenuti alla Pontificia Università Gregoriana per questa conclusione del ciclo di conferenze su Fratelli Tutti, il sogno di Dio per un mondo più umano. Il mio nome è Ambrogio Bongiovanni, sono direttore del Centro Studi Interreligiosi della Gregoriana e a nome del rettore della Pontificia Università Gregoriana, padre Nuno da Silva Gonzalves, e porgo un caloroso benvenuto a tutti, ospiti, amici, studenti, docenti, e abbiamo stasera anche il piacere di avere con noi il Cardinal Miguel Ángel Ayuso Guisó, Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, che ci porgerà la relazione conclusiva. E prima di dare a lui la parola per questa sua conferenza, pregherei qui il Padre Rettore a dare un indirizzo di saluto a questo momento. Eminenza, illustri ospiti, cari professori, cari studenti, arriviamo oggi al termine del ciclo di conferenze con cui abbiamo voluto approfondire gli insegnamenti dell'enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco. Ringrazio il padre Laurent Basanese e il padre Danny Huang che si sono prodigati nell'organizzazione di questa iniziativa con la quale il Centro Studi Interreligiosi insieme a tutta l'Università Gregoriana, ha voluto celebrare il primo anniversario dell'enciclica. Esprimo anche la mia gratitudine alla Georgetown University che ha accettato di sponsorizzare questo ciclo di conferenze. Padre Basanese e padre Huang hanno saputo coinvolgere relatori provenienti da diverse unità accademiche dell'Università e anche a tutti loro va il mio sincero ringraziamento. In modo particolare, oggi ringrazio Sua Eminenza il Cardinale Miguel Ángel Ayuso che ci onora con la sua presenza e che ha accettato di concludere con una sua relazione questo percorso di approfondimento di Fratelli Tutti. La diversità di voci che abbiamo ascoltato, anche con il contributo della tradizione ebraica e di quella musulmana, ci ha permesso di avere uno sguardo poliedrico e multidisciplinare sulla fraternità e l'amicizia sociale. Si è trattato quindi di un arricchimento reciproco da apprezzare e da accogliere con gratitudine. In questo modo, possiamo dire, anche il nostro percorso di avvento è stato nutrito dalle riflessioni che abbiamo condiviso sulla fraternità nelle ultime settimane. Abbiamo ora davanti a noi, fra pochi giorni, la celebrazione del Natale che porterà il nostro sguardo su Cristo stesso deposto sulla mangiatoia di Betlemme, ovvero sul Figlio di Dio che si fa nostro fratello e che ci indica Dio come Padre di tutti. E questo il dono prezioso che siamo invitati a celebrare a Natale con il senso di fraternità che abbiamo approfondito in queste conferenze. Grazie a tutti voi per la vostra presenza oggi. Bene, grazie al Padre Rettore per questo saluto, per questa introduzione che ci spiega il cammino che abbiamo percorso in questo periodo, che è stato tracciato proprio da varie tappe nelle varie discipline, nelle varie realtà anche dei vari contributi, delle varie realtà della nostra università con un taglio molto diverso, quindi realmente una
riflessione sistematica, secondo varie prospettive, su questa importante enciclica che ha caratterizzato un po' la riflessione ecclesiale durante un tempo molto particolare, durante un tempo di grande difficoltà, ma anche di riflessione per tutti noi nel mondo, ecco, non solo qui nel nostro contesto, ma in varie parti del mondo, e che ha messo a nudo, ecco, ha scoperto la nostra fragilità, ma anche il bisogno di essere sempre più vicini. E questa sera, ecco, veramente siamo contenti, felici di avere con noi Sua Eminenza, e io anche in maniera particolare sento anche un po' emozionato, perché ho conosciuto il Cardinale Ayuso proprio qui in Gregoriana, quando era preside del Pontificio Istituto di Studi d'Arabi e Islamistica, e quindi veniva frequentemente e ha insegnato anche in questa università, e quindi, ecco, ci lega anche un'amicizia da qualche anno. E mi limito a presentare solo alcuni tratti, prima di dargli la parola, di Sua Eminenza, che ha una lunghissima esperienza, e poi direi che stasera è importante la sua riflessione, perché Sua Eminenza proviene da una lunga esperienza missionaria in vari contesti e poi anche di dialogo interreligioso. E Sua Eminenza il Cardinal Miguel Ángel Ayuso Guisó nasce a Siviglia, in Spagna, in una famiglia cattolica, quinto di 9 figli, e frequenta il collegio Sant'Antonio Maria Claré e poi si iscrive alla facoltà di legge dell'Università cittadina di Siviglia, e attraverso le pubblicazioni, la conoscenza, ecco, la rivista Pubblicazioni dei Missionari Comboniani del Cuore di Gesù, decide quindi di entrare in questa congregazione missionaria in cui, diciamo, emette la professione perpetua il 2 maggio 1980. E poi prosegue, ecco, ordinato sacerdote nel settembre dello stesso anno, e prosegue i suoi studi, la sua formazione ecclesiastica a Roma, alla Pontificia Università Urbaniana, al Pontificio Istituto di Studi d'Arabi ed Islamistica, dove consegue la licenza nel 1982, e poi, ecco, inizia il suo percorso fuori dall'Italia, vivendo in Egitto come parroco al Cairo, nella comunità latina del Sacro Cuore, vicino alla chiesa, la cattedrale copta ortodossa, e non troppo lontano dalla Università di Al-Azhar. Quindi ci sono già i segni di questo contatto, di cui poi lui, ecco, diventa certamente un punto di riferimento, dedicandosi all'accoglienza e all'assistenza di giovani sudanesi cattolici presenti nella capitale egiziana come studenti o migranti o rifugiati politici. Sulle orme del fondatore di questa congregazione, San Daniele Comboni, questo parte per il Sudan durante il tempo della guerra civile. E qui poi successivamente, quindi, vive un'esperienza di conflitti, e poi dal 1989 insegna islamologia a Khartoum. Successivamente consegue il dottorato in teologia dogmatica all'Università di Granada e svolge attività di docenza al Cairo e infine a Roma, dove nel 2006 diventa, ecco, preside del PISAI, e diciamo una realtà che conosciamo tutti, è nata all'interno dei missionari d'Africa. Quindi diventa preside, quindi sviluppa la sua carriera anche accademica all'interno del PISAI, e poi viene nominato consultore del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso nel 2007, e successivamente ne diventerà, ecco, il segretario del Pontificio Consiglio, e sarà ordinato arcivescovo nel 2016, e successivamente il 5 ottobre del 2019 Papa Francesco
viene creato cardinale da Papa Francesco nel concistoro del 5 ottobre 2019. Dunque una lunga esperienza in vari contesti, e dobbiamo dire che questo tema della Fratelli Tutti è un tema particolarmente caro a Sua Eminenza, e credo che lui abbia dato un grande contributo al tema della fratellanza, essendo stato coinvolto anche nel viaggio di Papa Francesco ad Abu Dhabi, nel seguire il documento della fratellanza umana, e poi anche nel viaggio in Iraq accompagnando Papa Francesco. E di recente, ecco, trovo qui una nota, no? Un articolo dell'Osservatore Romano, è stato in Egitto, penso nella settimana scorsa, dove ha parlato di fronte agli studenti e agli imam, quindi anche un lungo contatto con contatti frequenti con l'Università di Al-Azhar. E poi ci sono tantissimi altri titoli e altri impegni che Sua Eminenza ha, e che rappresentano non solo, penso, dei titoli solo, come dire, onorifici, ma rappresentano anche il suo impegno concreto, vero, appassionato verso questi temi e verso il tema del dialogo. Ecco, sicuramente avrò mancato di qualche importante passaggio della sua vita, però ecco, siamo contenti di averlo qui, di godere della sua presenza e di ascoltarlo quindi attentamente nel suo intervento. Quindi passo volentieri la parola e prego di applicarsi. Grazie per essere con noi. Magnifico Rettore, illustri partecipanti, studenti tutti, sono anche un saluto a tutti coloro che seguono in streaming questa sessione. Sono molto grato al Magnifico Rettore della Pontificia Università Gregoriana, Reverendo Padre Nuno da Silva Gonsalves, per le sue parole di benvenuto, così come per il suo invito a questo ciclo di conferenze organizzato in collaborazione con la Georgetown University in occasione del primo anniversario dell'enciclica Fratelli Tutti sulla fraternità e l'amicizia sociale, firmata il 3 ottobre 2020 sulla tomba del Santo di Assisi. Un ringraziamento anche al professor che mi ha presentato, caro amico Bon Giovanni, che abbiamo avuto un percorso anche di fratellanza, nonché anche di docenza accademica. Sono anche molto felice per il lavoro di collaborazione svolto dal Centro Studi Interreligiosi della Gregoriana, per aver saputo far dialogare le varie unità accademiche di questa Università Pontificia, dalla teologia alla filosofia, passando per la spiritualità, le scienze sociali, la missiologia, gli studi ebraici. E in questo senso mi sembra parteciperemo all'altro grande sogno di Papa Francesco, quando ha dichiarato a Napoli il 21 gennaio 2019, in occasione del convegno La teologia dopo Veritatis Gaudium nel contesto del Mediterraneo, quando disse: sogno
facoltà teologiche dove si viva la convivialità delle differenze, dove si pratichi una teologia del dialogo, dell'accoglienza. È indispensabile dotarsi di strutture leggere e flessibili che manifestino la priorità data all'accoglienza e al dialogo, al lavoro inter e transdisciplinare e in rete. Perciò gli statuti, l'organizzazione interna, il metodo di insegnamento, l'ordine degli studi devono riflettere la visione della Chiesa in uscita. E Papa Francesco, appunto, diceva loro: grazie per il vostro lavoro e per i vostri sforzi a favore del dialogo interreligioso e della comprensione delle culture. Vorrei dividere il mio intervento in tre parti, ovviamente trovandomi in un centro accademico della Compagnia di Gesù, non posso fare altrimenti, ci vogliono i tre punti. Quindi questi tre punti: sarà quello primo dell'accoglienza fraterna, secondo del dialogo con la realtà e terzo dal conflitto alla simbiosi. In primo luogo il tema dell'accoglienza fraterna, e per questo mi rifaccio a Le Miserable. Nel romanzo di Victor Hugo del 1862, Le Miserable, il vescovo di Digne, una piccola città nel sud della Francia, apre la sua casa al galeotto Jean Valjean, rifiutato ovunque, disprezzato, picchiato, degradato. E quando Jean Valjean gli dice: mi ricevete in casa vostra e accendete le vostre candele per me. Eppure non v'ho nascosto dove vengo, non v'ho nascosto che sono un disgraziato. E il vescovo, seduto vicino a lui, gli toccò dolcemente la mano dicendo: potevate anche non dirmi chi eravate, perché questa non è la mia casa, è la casa di Gesù Cristo. Questa porta non chiede a colui che entra se abbia un nome, ma se abbia un dolore. Voi soffrite, avete fame e freddo, siate il benvenuto. E non state a ringraziarmi. Non mi dite che vi ricevo in casa mia, perché nessuno è qui in casa sua, se non colui che ha bisogno di un asilo. Ve lo dico a voi che passate, che qui voi siete in casa vostra più di me stesso. Tutto quello che è qui è vostro. Che bisogno ho di sapere il vostro nome? Del resto, prima che me lo diceste, ne avevate già uno che conoscevo. L'uomo spalancò con stupore gli occhi e disse: davvero? Sapevate come mi chiamo? E rispose il vescovo: sì, vi chiamate mio fratello. Mio fratello. Certamente che il tema della fraternità non è una scoperta del XXI secolo. Ricordiamo anche che già Aristotele faceva dell'amicizia sociale
alla quale l'enciclica si riferisce, la chiave della giustizia nella città. Allora la domanda si pone: quali sono allora le novità del messaggio del Papa? Esso è naturalmente radicato nel suo precedente magistero ed è in linea con il cammino aperto dal Concilio Vaticano II. Come ho avuto modo di dire in diverse occasioni, attraverso del dialogo di Papa Paolo VI con il mondo, il dialogo della pace di Papa Giovanni Paolo II e il dialogo della carità nella verità di Benedetto XVI, siamo arrivati in 50 anni con Papa Francesco alla sfida del dialogo, dell'amicizia e della fratellanza. Tutti fratelli. E una delle prime cose che colpisce quando si legge l'enciclica Fratelli Tutti sono i suoi riferimenti. San Francesco d'Assisi, certo, ma anche il beato Charles de Foucault, il fratello universale, presto canonizzato il prossimo mese di maggio, che visse nel deserto algerino, sconosciuto a tutti, ma predicando ai Tuareg musulmani non con le prediche, ma con il suo esempio. E fu così profeta del Concilio che si sarebbe svolto 50 anni dopo, che nel decreto Ad gentes sull'attività missionaria della Chiesa dichiara: tutti i cristiani, infatti, dovunque vivano, sono tenuti a manifestare con l'esempio della loro vita e con la testimonianza della loro parola l'uomo nuovo, sicché gli altri, vedendone le buone opere, glorifichino Dio Padre e comprendano più pienamente il significato genuino della vita umana e l'universale legame di solidarietà degli uomini tra loro. Prima dunque l'esempio di vita, l'amicizia vera e sincera con tutti gli uomini e poi la proclamazione della parola. Ma nell'enciclica Fratelli Tutti, Papa Francesco cita anche come patroni e come segno di fratellanza universale voluta e praticata l'anglicano Desmond Tutu, il pastore battista Martin Luther King, l'indù Mahatma Gandhi e soprattutto il suo amico, il grande imam di Al-Azhar, Ahmad At-Tayyib, che è citato ben 5 volte. Il documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, pietra miliare nel cammino del dialogo interreligioso, firmato insieme dal Santo Padre e dal Gran Imam il 4 febbraio 2019 ad Abu Dhabi, è a sua volta citato ben 8 volte nell'enciclica e sottolinea così sia la continuità del pensiero del Papa sia l'importanza di questo primo documento dove la diversità è vista non come un problema ma come un'opportunità per esercitare la carità e la fraternità. Questa enciclica, si dice al numero 5, raccoglie e sviluppa grandi temi esposti in quel documento che abbiamo firmato insieme. E la conclude citando dallo stesso documento l'appello congiunto. Sono gli ultimi numeri dell'enciclica, dove si dice: in nome di Dio e di tutto questo dichiariamo di adottare la cultura del dialogo come via, la collaborazione comune come condotta, la conoscenza reciproca come metodo e criterio. Attenzione però
a non considerare questi documenti come semplici esortazioni morali da dimenticare in fretta. Se la fraternità nella diversità è la pietra angolare di questi due documenti strettamente legati, il concetto non può essere interpretato in un senso puramente sociologico e sentimentale. La fraternità deve essere messa in atto e, se siamo cristiani, deve essere esercitata prima di tutto con i poveri, gli immigrati, i rifiutati della terra, se vogliamo veramente uscire dalla cultura dello scarto e dalla globalizzazione dell'indifferenza, come dice Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium 53-54. E non per niente il secondo capitolo dell'enciclica Fratelli Tutti, Un estraneo sulla strada, è dedicato alla parabola del buon samaritano, dove il Santo Padre ci dice chiaramente che il fatto di credere in Dio e di adorarlo non garantisce di vivere come a Dio piace. Una persona di fede può non essere fedele a tutto ciò la fede stessa esige, e tuttavia può sentirsi vicina a Dio e ritenersi più degna degli altri. Infatti, l'inclusione o l'esclusione di chi soffre lungo la strada definisce tutti i progetti economici, politici, sociali e religiosi. E in realtà questo, cari fratelli e sorelle, non è nuovo. Già Papa Francesco, nella sua prima esortazione apostolica del 2013, Evangelii Gaudium, dichiarava: per la Chiesa l'opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica. Qualsiasi comunità della Chiesa, nella misura in cui pretenda di stare tranquilla senza occuparsi creativamente e cooperare con efficacia affinché i poveri vivano con dignità e per l'inclusione di tutti, correrà anche il rischio della dissoluzione, benché parli di temi sociali o critichi ai governi. Facilmente finirà per essere sommersa dalla mondanità spirituale dissimulata con pratiche religiose, con riunioni infeconde e con discorsi vuoti. Per questo Papa Francesco continua citando Paolo VI, dicendo: rispettando l'indipendenza e la cultura di ciascuna nazione, bisognerà sempre ricordare che il pianeta è di tutta l'umanità e per tutta l'umanità, e che solamente il fatto di essere nati in un luogo con minori risorse o minore sviluppo non giustifica che alcune persone vivano con minore dignità. Bisogna ripetere che i più favoriti devono rinunciare ad alcuni dei loro diritti per mettere con maggiore liberalità i loro beni al servizio degli altri. E quando questi poveri sono musulmani immigrati, noi cristiani dovremmo accogliere con affetto e rispetto gli immigrati dell'Islam che arrivano nei nostri paesi, così come speriamo e preghiamo di essere accolti e rispettati nei paesi di tradizione islamica. Non dobbiamo mai neutralizzare questa dimensione sociale della fede cristiana, perché il cuore della nostra fede ha in sé un contenuto sociale che ci invita a costruire
un mondo di solidarietà e di fratellanza. Il Dio dell'amore, che in Gesù ci invita a vivere il comandamento dell'amore fraterno, guarisce le nostre relazioni interpersonali e sociali attraverso la carità e ci chiama ad essere operatori di pace e costruttori di fraternità tra di noi, a partire dai più bisognosi, i dimenticati delle nostre società, quelli che non guardiamo nemmeno più, che non invitiamo mai alla nostra tavola o ai nostri raduni. Un rabbino britannico, Jonathan Sacks, morto poche settimane dopo la pubblicazione dell'enciclica, nel suo libro The Dignity of Difference, How to Avoid the Clash of Civilizations, sostiene che la questione cruciale oggi è se le religioni sono capaci di diventare una forza di pace piuttosto che una fonte di conflitto. E la risposta a questa domanda dipende molto, secondo lui, dal posto che le diverse fedi e culture danno all'altro. Non in primo luogo al tutt'altro, Dio, la visione di Dio, il discorso su Dio, ma a colui che mi è vicino, il mio prossimo, colui che non ci assomiglia, colui il cui background, colore o credenze differiscono dal mio, dal nostro. Cosa ci possiamo chiedere? Cosa vediamo in quest'altro, senza la lettera maiuscola? Una minaccia alle nostre credenze e al nostro modo di vivere? Un arricchimento del patrimonio comune dell'umanità? Cari fratelli e sorelle, le questioni della convivenza, della pace, della libertà religiosa, del modo in cui l'altro diverso viene trattato in una società, tutte queste questioni hanno un peso sia sociologico che teologico. Si riferiscono a una certa visione di Dio, alla relazione di Dio con gli uomini, a ciò che la fede in Dio implica per l'umanità, cioè per le nostre società. È bene preoccuparsi di fare posto all'altro, l'altro povero, l'altro diversamente povero, nel nostro universo, sia quello sociale che quello teologico, è fondamentale. È un locus theologicus ineludibile, come dicono i teologi. Passo al secondo punto, cioè quello del dialogo con la realtà. Siamo chiamati a dialogare con la realtà. Una delle idee che mi sembra fondamentale nell'enciclica Fratelli Tutti, ma che è quindi radicata nel magistero precedente, è il nuovo stile che il Santo Padre vuole imprimere alle nostre relazioni e che dovremmo praticare verso gli altri e in generale verso il mondo che ci circonda, un mondo che il Papa chiama realtà. Uno stile flessibile, dedicato, delicato, non rigido né violento. E cito: alcuni provano a fuggire dalla realtà rifugiandosi in mondi privati e altri la affrontano con violenza distruttiva, ma tra l'indifferenza egoista e la protesta violenta c'è un'opzione sempre possibile, il dialogo. Spesso si confonde il dialogo con un febbrile scambio di opinioni.
sono solo monologhi che procedono paralleli. La mancanza di dialogo comporta che nessuno nei singoli settori, economico, politico, mediatico, religioso o di qualsiasi genere, si preoccupa del bene comune, bensì di ottenere i vantaggi che il potere procura, o nel miglior dei casi di imporre il proprio modo di pensare. Così i colloqui si ridurranno a mere trattative, affinché ciascuno possa accaparrarsi tutto il potere e i maggiori vantaggi possibili senza una ricerca congiunta che generi bene comune. E continua il Papa dicendo: gli eroi del futuro saranno coloro che sapranno spezzare questa logica malsana e decideranno di sostenere con rispetto una parola carica di verità al di là degli interessi personali. Dio voglia che questi eroi stiano silenziosamente venendo alla luce nel cuore della nostra società. Fine della citazione, Fratelli Tutti, 199-202. Ecco, non più rigidità comportamentale, ma flessibilità che sa adattarsi senza voler cadere nella realpolitik o nel machiavellismo. E per aiutarci a riformare il nostro modo di agire e pensare, per diventare quegli eroi del futuro, quando ci confrontiamo con la realtà, quando incontriamo persone, gruppi così diverse che praticano altre filosofie di vita o praticano altre religioni. Papa Francesco ci dà alcuni suggerimenti: avvicinarsi, esprimersi, ascoltarsi, guardarsi, conoscersi, provare a comprendersi, cercare punti di contatto. Tutto questo si riassume in un verbo: dialogare, dialogare. E questo non si tratta solo di parlare quando si dialoga, si tratta di incontrarsi, di vivere un incontro con l'obiettivo di stabilire amicizia, pace, armonia e condividere valori ed esperienze morali e spirituali in uno spirito di verità e amore, specialmente tra persone di religioni differenti. E si potrebbe anche dire che per vivere il dialogo e l'incontro nella verità è necessario avere questo sguardo contemplativo sull'altro che è diverso, per poter percepire e toccare la sua carne ferita, come dice spesso il Papa, ferita dalla sua storia personale comunitaria, ferita perché la sua identità non è riconosciuta. E infatti è solo attraverso il dialogo che sarà possibile costruire una cultura conviviale, quella della convivenza che pur rispettando l'altro è lontana dall'essere statica. Al contrario, cerca questa società fraterna che vogliamo realizzare di crescere, di fiorire sempre di più attraverso la ricerca di ciò che ci permetterà di arricchirci reciprocamente e interiormente. La cultura del dialogo è la base per una lettura non superficiale, semplicistica della,
della realtà mutevole e complessa che è la nostra, una lettura non distratta dall'arroganza di un ego incapace di ascoltare perché preoccupato solo della sua crescita esterna e mondana. E per questo vorrei citare ancora una volta un testo dall'enciclica. Possiamo cercare insieme la verità nel dialogo, nella conversazione pacata o nella discussione appassionata. È un cammino perseverante, fatto anche di silenzi, di sofferenze, capace di raccogliere con pazienza la vasta esperienza delle persone e dei popoli. Il cumulo opprimente di informazioni che ci inonda non equivale a maggior saggezza. La saggezza non si fabbrica con impazienti ricerche in internet e non è una sommatoria di informazioni la cui veracità non è assicurata. In questo modo non si matura nell'incontro con la verità. Le conversazioni alla fine ruotano intorno agli ultimi dati, sono meramente orizzontali e cumulative. Non si presta invece un'attenzione prolungata e penetrante al cuore della vita, non si riconosce ciò che è essenziale per dare un senso all'esistenza. Così la libertà diventa un'illusione che ci viene venduta e che si confonde con la libertà di navigare davanti ad uno schermo. Il problema è che una via di fraternità locale e universale la possono percorrere soltanto spiriti liberi e disposti a incontri reali, non virtuali. Nessuno potrà possedere tutta la verità né soddisfare la totalità dei propri desideri, perché questa pretesa porterebbe a voler distruggere l'altro negando i suoi diritti. La ricerca di una falsa tolleranza deve cedere il passo al realismo dialogante di chi crede di dover essere fedele ai propri principi, riconoscendo tuttavia che anche l'altro ha il diritto di provare ad essere fedele ai suoi. È il vero riconoscimento dell'altro, che solo l'amore rende possibile e che significa mettersi al posto dell'altro per scoprire che cosa c'è di autentico o almeno di comprensibile tra le sue motivazioni e i suoi interessi. Fratelli tutti, 50 e anche 221. Il terzo punto è quello del passaggio dal conflitto alla simbiosi. In generale, l'intenzione del Santo Padre in questa enciclica è di passare dallo scontro di opinioni, lo scontro di civiltà, come ha scritto il politologo Samuel Huntington, alla fratellanza di culture, dallo scontro delle indifferenze alla fratellanza dei cuori. E per questo vuole che possiamo far rinascere tra tutti una aspirazione universale alla fraternità. È un sogno. La parola è citata tante volte nell'enciclica, ma un sogno che può diventare realtà, che può incarnarsi. Si tratta di far crescere una cultura dell'incontro che vada oltre le dialettiche che mettono l'uno contro l'altro e di accettare la sfida di sognare e pensare ad un'altra umanità. E tutti insieme,
Questo orientamento della nostra azione deve essere collettivo, perché, come aggiunge Papa Francesco, è molto difficile progettare qualcosa di grande a lungo termine se non si ottiene che diventi un sogno collettivo. È vero che un progetto con grandi obiettivi per lo sviluppo di tutta l'umanità oggi suona come un delirio. È vero che notiamo la mancanza di orizzonti in grado di farci convergere in unità e che purtroppo spesso ci rassegniamo a vivere chiusi in un frammento di realtà. Tuttavia è grande nobiltà essere capaci di avviare processi i cui frutti saranno raccolti da altri. Si tratta di pensare e di generare un mondo aperto, come viene intitolato il terzo capitolo dell'enciclica, pensare un mondo aperto dove ci sia posto per tutti, che comprenda in sé i più deboli e rispetti le diverse culture, ascoltandoli, incontrandoli. Per tornare all'incontro di Papa Francesco con il grande imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb ad Abu Dhabi, è stato dimostrato al mondo che se ci sono conflitti di civiltà sono possibili anche altre direzioni per il futuro dell'umanità. Contro ogni aspettativa e soprattutto contro una visione ripetitiva e lineare e quindi erronea della storia che affermerebbe un conflitto permanente tra Islam e cristianesimo come una legge immutabile, si è detto per il semplice fatto di questo incontro che noi, esseri umani, siamo capaci di uscire dallo scontro e di liberarci dalle catene ideologiche e sociopolitiche. Non sono sicuro che ci siamo resi conto di questo. Non più la risoluzione frontale dei problemi, ma la risoluzione fraterna. Sappiamo tutti come la storia ha ampiamente dimostrato che il famoso adagio romano «Si vis pacem para bellum», «Se vuoi la pace prepara la guerra», che è sempre stato dato per scontato come buon senso, è infatti realistico solo a breve termine. In realtà porta sempre al fallimento se non è accompagnato da una riflessione approfondita sulle cause della guerra e dell'odio dell'altro. In un mondo sempre più multiculturale dovrebbe essere sostituito oggi da un altro adagio: se vuoi la pace, prepara la pace. Come? Imparando a dialogare, il che presuppone un'educazione al dialogo e all'ascolto e a incontrare gli altri che sono diversi, cioè imparando a vivere le nostre relazioni in modo fraterno. Sapete che Papa Francesco è un appassionato dello sport. Ad una squadra sportiva l'anno scorso, che è venuta ad incontrarlo, ha usato un'immagine che può aiutarci molto. Diceva Papa Francesco ai membri del Centro Sportivo Italiano: lo sport può favorire una cultura del dialogo e dell'incontro rispettoso. La lotta con gli avversari nelle competizioni sportive è sempre definita incontro e mai scontro, perché alla fine, sebbene sia meglio vincere, in un certo senso si vince entrambi. Ecco il mondo che sogniamo, diceva Papa Francesco, e che con determinazione
vogliamo costruire sulla base di un agonismo sano che vede sempre nell'avversario anche un amico e un fratello. Diceva anche ieri, parlando dell'arte, che l'arte unisce amici e nemici. Si tratta di entrare nell'era della maturità delle società multiculturali, l'era in cui si lavora simultaneamente senza confusione o separazione alla cultura della nostra unità e alla cultura della nostra diversità, dove ciò che ci differenzia e ciò che ci unisce andranno di pari passo in una logica di arricchimento reciproco. Un'epoca in cui finalmente riconosceremo che tutti i nostri problemi sociali sono indivisibilmente nostri. La diversità delle nostre società deve entrare nella mente di tutti come un fatto che porta a mettere in comune tutte le nostre sfide. La globalizzazione deve riunire gli Orienti e gli Occidenti nella consapevolezza che nessuna civiltà è più autosufficiente. Esse sono irreversibilmente compenetrate e ciascuna ha ormai bisogno dell'aiuto di tutte le altre. Cari fratelli e sorelle, la riconciliazione delle nostre società sarà fatta in un modo particolare con i musulmani, con i buddisti, con gli indù, con i secolaristi, o non sarà fatta, e soprattutto con l'Islam, che c'è ora una decisione di fraternità da prendere, come dice giustamente il filosofo Abdel Nour Bidar, perché è spesso nei confronti dell'Islam che c'è il maggior divario nelle nostre società. È una decisione da prendere a livello personale e collettivo. Ognuno deve scegliere tra la fratellanza universale o il ripiegamento su di sé, la grande famiglia umana o la piccola tribù identitaria. Oggi è necessario imparare a riconoscere che siamo uniti tra di noi dalle nostre identità, così come dalle nostre diversità. La varietà sociale e religiosa, così come la varietà etnica, non dovrebbero più generare la paura di perdere la propria identità. Unità non significa uniformità. Dialogo e identità non si oppongono, anzi, al contrario, il dialogo, l'incontro, le relazioni è costitutivo dell'identità cristiana e la diversità è una nuova opportunità per avvicinarci gli uni agli altri, diventando ancora di più come Chiesa sacramento universale della salvezza, universale, cioè per tutti gli esseri umani. Ricordiamo inoltre come corollario di questo nuovo modo di essere da mettere in pratica che solo la fraternità può effettivamente impedire che la libertà si tramuti in individualismo. Senza l'esperienza della vicinanza, senza rapporti di stima, senza quell'amicizia sociale di cui parla il Papa, il mantenimento della nostra libertà può contare solo sulle leggi e la polizia, ma mai sui cuori. Perché come possiamo lottare per la libertà degli altri se non abbiamo imparato ad amare oltre la cerchia della nostra famiglia e dei nostri amici? Come? Non ci può essere impegno religioso, sociale o politico senza amore e tenerezza per l'umanità, per l'altro diverso,
per le persone più trascurate della terra. Come possiamo allora essere veramente impegnati senza coltivare in noi stessi la capacità di interessarci agli altri? Se abbiamo lasciato che l'altro divenga un'astrazione, se è rimasto uno sconosciuto, se non abbiamo nemmeno avuto l'opportunità di incontrare quest'altro, lo straniero, il povero, il diversamente credente, perché vive altrove o in un ghetto, dobbiamo passare a questa simbiosi, è fondamentale. E per concludere brevemente, vorrei dire che l'enciclica Fratelli Tutti guarda decisamente al futuro. Guarda decisamente al futuro. Dicano quello che dicano. E affinché questo futuro sia vivibile, Papa Francesco ci invita ad abbattere il pregiudizio che gli esseri umani siano intrinsecamente egoisti, solitari, aggressivi, con una capacità di immaginare e amare strettamente limitata. Molto tempo fa, l'antropologo americano Marshall Sahlins, appena deceduto, ha denunciato il regno di una antropologia sinistra che riduce il ruolo delle leggi politiche ed economiche alla semplice regolamentazione della guerra di tutti contro tutti. E oggi abbiamo l'opportunità storica di cambiare epoca, cambiando la nostra visione dell'uomo, considerare l'uomo non più in termini della sua disumanità o mediocrità ordinaria, ma in termini della sua umanità e delle sue molteplici capacità di creatività e di costruzione della città per tutti. La domanda si pone: la fraternità è un'utopia? Non dimentichiamo che solo i più grandi sogni e ideali hanno sempre dato alla nostra speranza umana la sua piena misura. Grazie per l'ascolto.